Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i benefici della terapia cognitivo-analitica. La terapia cognitivo-analitica, TCA, o analisi cognitiva, è una forma di terapia psicologica che combina elementi della terapia cognitiva e dell'analisi psicologica. Questa terapia ha dimostrato di avere una serie di benefici per le persone che la ricevono ed è spesso utilizzata per trattare una varietà di problemi emotivi e psicologici. Di seguito sono elencati alcuni dei principali benefici della terapia cognitivo-analitica. Comprendere il proprio comportamento e i propri pensieri. La TCA aiuta le persone a esplorare e comprendere le radici profonde dei loro comportamenti e dei loro pensieri, consentendo loro di diventare più consapevoli dei modelli di pensiero negativi o dannosi. Miglioramento delle relazioni interpersonali. La TCA può aiutare le persone a sviluppare una maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali e dei modelli di comunicazione disfunzionali, migliorando così le loro relazioni con gli altri. Risoluzione dei conflitti interni. Questa forma di terapia è particolarmente utile per esplorare e risolvere conflitti interni e ambivalenze che possono contribuire all'ansia, alla depressione o ad altri problemi emotivi. Gestione delle emozioni. La TCA fornisce strumenti per imparare a gestire le emozioni in modo più sano ed efficace, aiutando le persone a evitare il ricorso a comportamenti distruttivi o autodistruttivi. Miglioramento dell'autostima. Attraverso l'esplorazione dei pensieri negativi su se stessi e l'analisi delle esperienze passate, la TCA può contribuire a migliorare l'autostima e la fiducia in se stessi. Sviluppo di strategie di adattamento. La terapia cognitivo-analitica aiuta le persone a sviluppare strategie di adattamento più efficaci per affrontare le sfide della vita e risolvere i problemi in modo costruttivo. Prevenzione delle ricadute. La TCA mira a fornire ai pazienti gli strumenti necessari per prevenire ricadute nei problemi emotivi, consentendo loro di affrontare meglio le sfide future. Aumento dell'autocompassione. La terapia cognitivo-analitica può promuovere un maggiore senso di autocompassione e comprensione per se stessi, incoraggiando la gentilezza verso se stessi anziché l'autocritica. Miglioramento della qualità della vita. Nel complesso, la TCA mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti, aiutandoli a raggiungere un equilibrio emotivo e psicologico più sano. È importante notare che la terapia cognitivo-analitica è un approccio terapeutico che richiede tempo e impegno da parte del paziente e del terapeuta. I benefici possono variare da persona a persona, e il successo della terapia dipenderà dalla collaborazione tra il paziente e il terapeuta. La terapia cognitivo-analitica è spesso utilizzata per trattare disturbi come la depressione, l'ansia, i disturbi dell'umore e altri problemi emotivi o psicologici. Se si è interessati alla TCA, è consigliabile consultare un professionista della salute mentale con esperienza in questa forma di terapia. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.